Oh, buongiorno, oggi è il 3 marzo 2021, ancora in un periodo di coronavirus, purtroppo. Facciamo una video intervista a distanza per questo motivo. Lo facciamo per starfighters.it, il sito di riferimento di tutti i 104isti e tutte le informazioni dell'F-104, che è l'unico che c'è in Italia a questi livelli. Stasera, quest'oggi, insomma, in questo momento abbiamo l'onore e il piacere immenso di avere a che fare con Rocco Foffa, un pilota che non solo ha volato sull'F-104, ma ha fatto anche la scuola Top Gun con l'F-104. Rocco Foffa è del corso Accademia Ibis III del 1969, diplomato alla scuola Top Gun di Luke Air Force Base in Arizona nel 1982. Comandante Foffa, ci può raccontare la sua storia personale in aeronautica militare? Pilota militare fino all'F-104, insomma, da quando si è entrato fino al 104. Prego. Molto veloce. Buongiorno a tutti quanti. Fatto il concorso per diventare pilota, io non sapevo di diventare un pilota allievo ufficiale pilota. Comunque, faccio questo concorso, lo vinco e entro in Accademia nel 69. L'Accademia è il percorso normale come di tutti quanti, e poi scuole di volo, Lecce, Amendola e Grosseto. Dopo Grosseto, primo reparto Rimini. Rimini, decimo anno America, America di nuovo a Rimini, tornata decimo anno dopo di nuovo a Rimini, e poi civile, MD-80, A320, e poi in pensione. Sono stato chiamato dal Superjet per volare come istruttore sul Superjet RJ95. E adesso in pensione completa. Bene, grazie Rocco. Parliamo del 104. Nell'immaginario collettivo il 104 è stato l'aereo mitico per ben tre generazioni di piloti in Italia. Come era considerato e come lo si immaginava ai tempi in Italia, prima di volarci, insomma, prima che tu ci volassi? Io non è che conoscessi molto bene gli aeroplani, tant'è che conoscevo giusto qualcuno così, però era l'aeroplano di punta dell'aeronautica, e certamente tutti quanti aspiravano a diventare piloti di 104, anche io, anche se avevo qualche problema dal punto di vista legale, avendo un fratello comunista, e allora. Insomma, ho avuto qualche problema da questo punto di vista, però ce l'ho fatta e sono andato a Rimini in un bel posto anche, oltre che bello, era tutto bello, bello il posto, bello l'aeroplano, bello il momento perché della gioventù e belli gli amici che avevo a Rimini e ancora. Bene. Ti ricordi com'era il corso dell'F-104 da Grosseto e poi com'era l'addestramento a Rimini? Come sta se Sì, sei? Grosseto feci. Diciamo che sono andato un po' impreparato perché appena messo sull'aeroplano decollammo, ma io non toccai niente e arrivavamo quasi in fondo pista, quasi sempre attaccati al terreno perché l'istruttore aspettava che io tirassi su. Io aspettavo che lui tirasse su, per cui andiamo. L'aeroplano poi 104 va veloce, e lo sappiamo tutti. Siamo arrivati quasi in fondo pista e nessuno dei due toccava il motore, la croce. Poi finalmente lui gridando tira, 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 e questo è stato il mio primo decollo su 104. Decollo, poi anche in volo, insomma, qualche cosettina, un po' come tutti del resto, insomma. Sì, quindi il Sì. tuo volo hai fatto, sei stato qualificato lì a Grosseto Grosseto e poi mandato a Rimini sull'S. c'erano due ruoli, 104, intercettori e bombardieri, anche a Rimini, no? 102 bombardiere, strike, CBOS, non so se sapete cosa voglia dire. Ma sì, personalmente CBOS. sì, se lo spieghi più che altro per gli ascoltatori. Va bene, cioè io ero al gruppo 102, allora era CBOS, vuol dire strike, con ruolo strike speciale, ecco. Mentre gli altri gruppi erano escluso Ghedi, che anche lui era S. Gli altri gruppi erano tutti bombardieri, chiaramente, erano tutti CB, CB o C convenzionali. Noi eravamo strike speciali, che Bene. adesso si possa dire che si portava la bomba atomica, insomma, via. Sì. C'erano gli americani con noi.
Sì, quindi operativamente cosa è successo? Poi se Ovviamente hai no, fatto il curriculum, un'esperienza, diciamo che sì, dico, se mi un po' pareti. la differenza era nel poligono, nel tiro, nello sgancio della bomba, insomma. Era molto diverso il tipo di addestramento e poi c'erano gli americani, il tipo di addestramento e beh, basta, insomma, non posso dire altro. Certo, quanto tempo sei stato a Rimini? A Rimini sono stato fino all'82 praticamente, poi da lì sono andato in Sardegna, dalla Sardegna mi hanno mandato 6 mesi in America, a Lucca. Aspetta un attimo, in Sardegna, dove era? Al Decimomannu? decimo anno, eh sì, sono Magari stato non lì. lontano, No, io ho fatto Decimomannu. il corso, io ho già fatto un corso di tiro e tattiche in Italia, in Sardegna. Avevo finito il corso, dopo il corso mi hanno mandato come comandante del distaccamento. E lì io credevo di aver preso insomma, non ero molto contento di andare in Sardegna da Rimini, e potete capire che andare in Sardegna uno scapolo senza famiglia, senza nulla, insomma, era quasi una punizione. E invece mi sono trovato benissimo, perché qualsiasi aeroplano che passasse dal decimo anno facevo subito la transizione, il passaggio, giro 21Y, R, quello che passava da lì, perché io dovevo portare dal poligono. Poi, ecco, questo è un 104 di Grazianise. Poi, insomma, da lì, oltre a questo, mi hanno mandato in America appunto perché ero il comandante del distaccamento ed è che portava i pilota al poligono e quindi oltre a questo niente. Mi sono trovato diciamo molto bene. Poi mi sono sposato, quindi sono stato anche con la famiglia, con un bimbo piccolo e quindi stava benissimo in Sardegna. Un po' di nostalgia c'è. Quindi sei andato in America, lì in Da lì America. sono andato in America, sì, mi hanno mandato in America. Io ho saputo che cercavano un pilota da mandare in America a fare questo corso. E ho telefonato allo Stato Maggiore, e siccome lo conoscevo bene il reparto operativo, io ho chiesto chi è che volevano andare. Loro hanno detto: no, ma ancora non lo sappiamo, dobbiamo decidere. Io ho spinto un po' dicendo: beh, se dovete mandare qualcuno, l'unico idoneo sono io, un po' presuntuosamente. E per come? Se tu, io dove sono? Gli ho detto, sei in Sardegna, no? Sono al decimo anno nel reparto sperimentale e standardizzazione tiro aereo, quindi sono l'unico idoneo. E se non mandate me, il giorno dopo faccio la valigia e me ne torno a Rimini. Ma no, ancora dobbiamo decidere. Vabbè, potevo parlare in questi termini, ripeto, lo conoscevo molto bene dall'altra parte. Dopo qualche giorno mi telefona e mi fa: hai fatto le valigie? Io ho detto: per andare dove? A Rimini o in America? In America. E così sono andato in America, senza sapere neanche dove, a dire la verità, e che cosa fare, conoscendo un po' l'inglese, ma neanche tanto, perché poi lì erano abituati a avere gente già esperta, perché era un corso che facevano per i tedeschi, che Sì. rimanevano lì, insomma. Allora, lì in America, non solo in America, ma era la scuola per Era Top Gun. allora, ricominciamo, vedo che bisogna. I tedeschi hanno lasciato degli aeroplani a Luke, anche se la livrea era americana, perché per motivi politici dicevano non potevano mettere la croce tedesca sugli aeroplani. E hanno lasciato per fare il loro 20° gruppo, diciamo, quello della nazione era lì, e poi oltre il 20° facevano anche la combat readiness, stavano un anno lì. Facendo anche la combat readiness, cioè basse quote, intercettazioni, perché c'era anche la marina tedesca. E dopodiché andavano al reparto in Germania e dopo qualche anno tornavano lì a fare questo corso che ho fatto io, ma non tutti, giusto venivano mandati alcuni per poter diventare istruttore di Fighter Weapon School, non Top Gun, no. Top Gun non esiste, esiste solo nel film. Fighter Weapon School, USAF GAF Fighter Weapon School. E io c'era un posto libero quell'anno, perché lo Stato Maggiore mi ha detto che ce n'erano solo e mandarono me. Arrivato lì credevo di saper l'inglese, invece no. E loro credevano che io sapessi tutto come i tedeschi, perché volevano da un anno lì.
Tanto è vero che dopo una settimana, quando il primo volo che ho fatto, che mi hanno pianificato, ero leader di una formazione di 804 in Arizona al poligono, insomma, io gli dissi: ma grazie per la fiducia, però non mi sembra che sia il caso che io vada davanti a tutti quanti ancora. Ci pensavo un po' e mi dissero: sì, forse c'hai ragione, mi fecero fare dei voli extra col TF per vedere la zona di combattimento, il poligono, le procedure che lì sono molto fiscali e strette, almeno per decollo e atterraggio, queste cose qui. E così andai avanti. Ma come era strutturato questo corso? Il corso era la mattina, per esempio, si faceva molta lezione teorica e il pomeriggio si volava o viceversa, è un volo al giorno. Lezione teorica, diciamo che io ero abbastanza preparato perché avevo già fatto questo corso in Italia, più o meno. E poi, siccome un po' di matematica la sapevo, quindi seno, coseno, traiettorie, correzioni di vento, eccetera, era il mio pane quotidiano, diciamo, a Rimini e a decimo anno. E quindi, insomma, correggevo anche l'istruttore, addirittura dal punto di vista teorico, non pratico. E poi si andava in volo il pomeriggio o la notte, addirittura. Abbiamo fatto anche basse quote notturne. Il corso era tutto incentrato sul basse quote, bombardamento in poligoni manned e non manned, cioè con un direttore oppure senza direttore, poligono dove c'era solo un bersaglio fisso, tipo convogli di camion vecchi buttati lì, ferrovie, oppure aeroporti costruiti addirittura per essere bombardati senza nessuno, insomma. Poi il combattimento aereo, tutto qui, insomma, quello che può fare un aeroplano. Perché la prima cosa che mi hanno detto lì, quello lì che avevamo noi, che volevamo noi, non era un giocattolo, ma era un cannone che vola. Dice: considero come un cannone che sta volando e usalo così, perché se no non hai capito niente di questo aeroplano. Tanto è vero che mi fecero cambiare idea su molte cose sul 104. Ad esempio. Ad esempio, noi dicevamo che il 104 si usava in verticale perché era molto potente, tutte balle. In verticale, appena tiravi su, scalava la velocità, anche se era full AB, diciamo, scalava abbastanza velocemente se tiravi. Poi mi dicevano: quanto può tirare il tuo aeroplano? 7,33, certo. E l'F-15, quello col quale combatterai, più o meno la stessa cosa, 7 qualcosa, 7,8, 8 massimo, insomma, adesso non ricordo quanto. E quindi, però lui lo tira a 200 nodi, tu lo tiri a 700 nodi, quindi tu vai sempre a 700 nodi, se vai sempre a 700 nodi sei come l'F-15 e quindi puoi combattere. E così mi fecero fare, insomma, mi obbligarono. Quindi andavo in combattimento e io ero sempre a 700 nodi per cercare di mantenere la potenza, cercavo di mantenere l'abilità di tirare, insomma. Intanto è vero che in combattimento di una scia ho tirato più 11, meno 6, addirittura istantanei, però furono più 11, meno 6 sul gimetro. Tornato a terra, chiaramente fermarono l'aeroplano, lo misero in triangolazione per vedere se era ancora dritto. Comunque, non me lo fecero pagare, insomma, via. Anche tu camminavi dopo più 11. Dico, anche tu hai sopportato bene, perché sopportare più 11 Ma giorni. ero supersonico, io ero supersonico, perché lì non c'erano problemi di supersonico. Io ero supersonico, quello davanti che seguivo era supersonico, sono entrato nella sua. Diciamo che sono stati istantanei, quindi insomma, ho preso un po' ero a 15.000 piedi e quando volta dopo che ho guardato l'altimetro erano 5.000 piedi, però ho preso un po' di botte, ma insomma, essi sono stati abbastanza tranquilli, nonostante tutto. Sì, ascolta, durante questo corso voi chiaramente avevate il 104, cioè tu G, e sì. G, e gli altri che aeroplani avevano Gli altri noi combattevamo contro gli americani, diciamo, gli F-15 oppure gli aggressor con gli F-5. Gli aggressor, sapete chi sono? Sì. Erano dei gruppi americani, sì, che usavano le tattiche russe,
con la mimetizzazione degli aeroplani con la stella rossa e c'erano anche dei gruppi di MiG, addirittura MiG-21. Io ho fatto il simulatore sul MiG-21 contro un Phantom e l'ho pure abbattuto. Questo è È stato bello. comunque di fare Non ti sento più, scusa. no, dicevo, hai avuto MiG-21 perché sei stato bravo tu o perché il 104? No, perché eravamo, no, lui e no, eravamo due simulatori. Io su un simulatore, il simulatore c'erano due simulatori di Phantom, in realtà anche il cockpit, che però con il software che avevano loro potevano cambiare le caratteristiche sia dell'armamento Sì, che sì, sì. le prestazioni di volo. Ah, già allora c'erano il visual in combattimento, si vede io, per esempio, mi dicevano adesso tu fai il Phantom, l'istruttore, con un monitor, vedeva tutto lui e cambiava, non so se avete mai visto l'Acme anche, cambiava i parametri. Ce ne parli quando parli di decimomannu, Sì, perché no, lasciamo stare quello per adesso. Parliamo di questi simulatori. Diciamo che erano due simulatori dove c'era la fila chiaramente fuori, bisognava prenotare. Due simulatori dove il cockpit era del Phantom, però il software poteva essere cambiato anche come armamento per il MiG-21, Phantom, F-15, F-16, con le caratteristiche di volo. Avevamo un visual tutto intorno a noi dove veniva proiettato l'immagine dell'altro simulatore, dell'altro allievo che era sull'altro simulatore, e quindi si combatteva. Io a un certo punto mi dicevo: tu sei il MiG-21, l'altro il Phantom, guarda a destra, vedo che c'era un Phantom. Cominciava il combattimento e era così realistico che quando andavi verso terra dovevi chiudere gli occhi, l'istruttore ti gridava nel microfono: chiudi gli occhi, perché sennò insomma andavi in vertigine, andavi un po'. Sì, No, sì. vabbè, comunque, vedo questo Phantom che viene verso di me, vado verso di lui, io penso questo è un MiG-21, mi ha detto il MiG-21 si manovra molto bene, allora tiro su, arrivo a zero di velocità e questo stava ancora in volo, il MiG-21. Il Phantom invece giù mi ha schizzato davanti perché chiaramente io ero quasi fermo, lui velocissimo, ha schizzato davanti, quando è schizzato davanti l'istruttore mi fa spara, spara, io ho selezionato il cannone e ho sparato e l'ho preso. Addirittura ho visto anche l'esplosione davanti a me, ho fatto pure così con il braccio per evitarlo, tanto che era realistico. Diciamo che tutti conoscono il film Top Gun, quello, il primo che uscirà Sì. poi, secondo me. Rispetto al film, quanto hai vissuto realmente nella No, il scuola? film non è proprio così reale, perché il film realmente noi facevamo poligoni, basse quote notturne. E combattimento, il combattimento era previsto di farlo in coppia, sempre in coppia, oppure uno contro tutti, tutti contro uno. 8 aeroplani che andavano tutti nello stesso punto, a quote diverse, il radar si portava a livelli diversi sullo stesso punto, poi quando si arrivava lì, via, diceva, combattete, e uno contro tutti, tutti contro uno. Bisognava cambiare tecnica di combattimento perché rimaneva solo, non doveva essere prevedibile, il carburante dovevi controllarlo spesso e volentieri perché c'era gente che si scordava di controllare il carburante durante il combattimento e atterrava al minimo oppure si lanciava, come è successo. E quindi lì era un gran tourbillon, insomma, bisognava stare molto attenti a occhi aperti. E gli americani non avevano remore, bisognava fare uno contro tutti e loro non si faceva, tutti contro uno non si faceva, con delle regole ben precise, così non potevi essere un pochino più protetto dal punto di vista di. Perché, per esempio, c'era una specie di checklist: primo, non essere prevedibile, secondo, non seguire mai nessuno, perché se stai seguendo uno davanti a te, già ti sta seguendo qualcun altro di dietro. Infatti, così era e così sì. Beh, insomma. Poi spara solo se ti passa davanti e se no scappa via, poi esci fuori dalla zona di combattimento, 700 nodi, 3G e mezzo come minimo, torna indietro e ritorna nella zona di combattimento sempre a 700 nodi, tutto così era, non come facevamo noi in Italia. Poi si combatteva contro aeroplani diversi, quindi anche come prestazioni bisognava
Tant'è vero che quando sono tornato in Italia mi chiesero, io volevo fare il combattimento all'Acmi, che in Sardegna, decimo anno, volevo cambiare, volevo fare il combattimento con gli americani, con gli inglesi, con i tedeschi, con quelli che passavano da lì. Lo stato maggiore della prima regione aerea non me lo faceva fare perché diceva aveva paura delle competizioni. E io gli dissi solo una frase: guardate che il nemico non ha il 104, punto. E mi fecero fare il combattimento contro gli altri aeroplani autorizzati, insomma, perché la competizione c'è solo se tu hai lo stesso mezzo, allora c'è la competizione tra me e te, ma se sei su mezzi diversi, lì è questione di tecniche, di tattiche che si usano, è tutto lì. Si Ma combina, avevo dimmi. 104 era 104, diciamo, faceva la sua figura, non ti preoccupare. come faceva Ma suo. nonostante tutto, certo, dovevi saperlo usare come dicevano loro, cioè nel senso che anche quando si andava in due non bisognava mai perdere il leader o il gregario, ma assolutamente, anche se c'era un nemico davanti a cui potevi sparare e abbatterlo e andare via, e però perdevi il tuo gregario, non dovevi neanche farlo, dovevi solo pensare al tuo gregario. Questa è una cosa fondamentale. Poi anche perché la tattica lì, anche per le basse quote, mi hanno fatto vedere che sono piccole cose, però bisogna tenerle in mente perché sono queste piccole cose che fanno la guerra. Purtroppo allora, adesso è tutto diverso, molto diverso. Mi ricordo che abbiamo verificato una bassa quota per bombardare, sì, un aeroporto. Io ero l'istruttore, io ero il leader istruttore su un altro aeroplano, decolliamo. Io chi dico all'istruttore, da questo punto in poi acceleriamo a 700 nodi, perché poi c'erano gli nemici anche, c'erano gli F-15 che dovevano intercettarci con l'AWACS, e anche l'F-5, c'erano tanti aeroplani in giro, insomma. Io però gli dico all'istruttore, acceleriamo a 700 nodi e 500 piedi, nel deserto lì si poteva fare, insomma. Da questo punto fino all'obiettivo, così gli F-15 non possono starsi dietro perché si credeva che avendo quelle ali così grandi, poi nel deserto c'è sempre un po' di turbolenza, non potessero seguirci a quelle velocità. Invece non è vero, ci hanno seguite, addirittura erano davanti a me, sono girati e sono venuti dietro tranquillamente. Siamo scappati con l'istruttore, abbiamo dato posto bruciatore, abbiamo fatto un po' di manovre e poi ho fatto i conti e arrivavamo sull'obiettivo. Doveva arrivare a un certo orario, più o meno un minuto, perché poi sono passati gli F-111 e altri aeroplani. Io faccio i conti e arrivavamo giusto in tempo. Andiamo sull'obiettivo e lancio la mia bombetta e poi per tornare indietro, però il carburante non ce n'era mica tanto perché per fare quell'evasione dagli F-15 ho usato la B e ho consumato parecchio carburante. E allora mi sono alzato sui 15-20 mila piedi per tornare alla base. Quando mi sono alzato, mi sono venuti dietro tutti gli F-15, F-5, anche la AWACS. Al briefing, quando siamo tornati a terra, al briefing mi dissero: dice, è vero che tu hai lanciato la bomba, però sei morto e la tua nazione ha perso un pilota e un aeroplano. Se tu invece mollavi tutto e tornavi a terra, domani ci tornavi, dopodomani ci torni. Beh, questa è la tattica, e questa è la piccola cosa che noi non consideriamo per nulla. Poi il sole, poi anche l'ombra, il sole, l'ombra. Il pilota dell'F-15 che mi veniva dietro disse: guarda, io non ti vedevo perché 104, quando dai il post bruciatore, scompare anche, specialmente il G, scompare il fumo. Quindi non si vede, c'è un tubicino con due alette piccolissime che se uno è dietro non lo vede neanche. Dice, io non vedevo te, però vedevo la tua ombra che schizzava su sulla sabbia del deserto. Se io andavo più alto non mi vedeva, più basso mi ha visto perché vedeva la mia ombra. Anche quella è tattica, anche quello bisogna considerare durante le guerre, che noi, che almeno io, insomma, non tenevo conto. Ci siete ancora? Sì. Sì, ti stiamo ascoltando tutto orecchi. C'era Alberto, voleva fare domande adesso o dopo? Cosa vuoi fare? Quando volete voi. Io posso parlare pure per 3 ore, guarda, perché queste sono sciocchezze. In parte mi avete anticipato, perché il mio quesito era proprio legato al fatto di questo confronto tra aerei anche di generazioni differenti, no? Quindi
con caratteristiche anche tecniche differenti. Dovevi fare quello che, nel senso che, per esempio, per il 104 contro l'F-15, cos'era? L'F-15, se tu andavi nella zona di battaglia, sempre velocissimo sui 700 nodi, dritto per dritto, ti passava l'F-15 davanti, sparavi. Una volta sparato, dovevi buttarti 10 gradi giù sotto, sotto l'orizzonte, full post-projettore e scappare via, fino a fuori, allontanarsi molto. E in questo modo, solo in questo modo riuscivi ad allontanarti dall'F-15. Non in altri modi. Se tu incominciavi a manovrare, eri fatto, eri finito. Invece spari, lo prendi o non lo prendi, non ha importanza, spari 10 gradi sotto l'orizzonte, full post-projettore e scappa via. Quando sei già lontano, allora gira, torna indietro e torna alla zona di battaglia. Con il radar di nuovo, e tutto così era in combattimento, era sempre così. E per questo bisognava stare attenti al carburante, bisognava stare attenti a guardarsi in giro, perché lì addirittura alcuni tedeschi decollavano appena decollati, non stavano attenti, appena decollati bisognava mettersi subito in tattica, formazione tattica un miglio distante, 1000 piedi di sfasamento, così per vedere dietro la Lulano meglio, per vedere meglio dietro. E kill, come kill? Torna a terra subito, ma se lo sono appena decollato è peggio per te, la prossima volta stai più attento. E così era, insomma. E per delle missioni così. Ma guarda che il 104 comunque è quello che la nostra figura l'abbiamo fatta, perché specialmente durante il combattimento, se usavi questa tecnica, potevi avere qualche possibilità, perché io per esempio ho battuto il capo loro, il loro comandante di gruppo, no, il comandante di gruppo degli aggressori addirittura, sull'F5, che non se ne era accorto, era dietro di lui. Poi avevamo... E lì come hai fatto? Prego? Come è stato? No, eravamo in due, c'era il mio leader, io ero 1000 piedi sfasato e un miglio distante, e questo F5 va dietro il mio leader perché non aveva visto solo lui, non me, perché ero molto distante. Io lo vedo da lontano e gli dico al mio leader, gira subito a sinistra, velocissimo. Io giro subito a sinistra anch'io, lui segue il comandante del gruppo degli aggressori, con l'F5 segue il mio leader e si mette in mezzo a noi due, io sparo, puff, e lo prendo tranquillo. Non sapeva adesso che c'ero io dietro, perché lui gli aveva dato di girare a sinistra, e quindi lui subito l'ha seguito, e cioè, ha mancato uno degli step fondamentali del combattimento aereo, non essere prevedibile, non seguire mai il nemico, insomma queste cose, e invece ha fatto proprio quello. Così impara, nonostante fosse il comandante di gruppo. Ecco. Comunque io la mia figura l'ho fatta lì, perché io ero abbastanza esperto nonostante tutto. Esatto. Quindi hai fatto una bella figura tu, hai fatto una bella figura l'Italia, l'aeronautica militare. Tu sei stato l'unico che ha fatto questo corso a Luke, o c'è stato qualcun altro degli italiani che l'ha fatto come te? Anni prima, una decina di anni prima c'era stato questo qui che era capo di operazione di decimo anno. Il tenente colonnello Ruggeri, Enzo Ruggeri, che adesso non c'è più. È stato anche lui a convincere lo Stato Maggiore a mandare me, insomma. Eravamo amici, ha spinto anche lui. Dopo di te c'è stato qualcun altro a fare questo? No, perché non era l'ultimo, il penultimo corso. Non lo facevano più i tedeschi, cambiavano l'aeroplano. Non so adesso cosa hanno preso. Invece dal 104, il Phantom e il 104 andavano via e prendevano l'EFA, non so. Hanno l'EFA? E infatti era uno degli ultimi corsi che facevano, per questo c'era anche posto per un italiano, perché sennò era per loro il corso, per i tedeschi. Anche se gli istruttori non c'erano molto americani, un canadese, qualche tedesco, un paio di tedeschi che facevano gli istruttori lì per il corso, per il corso di tiro. Sì, quindi dopo l'America sei tornato in Italia, sempre a decimo anno, a comandare il decimo anno? Sì, sono tornato in Italia, quando sono tornato in Italia lo Stato Maggiore mi ha detto adesso ho organizzato un bellissimo corso, a dire la verità. Che anno? In che anno? Subito dopo, 82-83 insomma. Sì, okay.
Noi mesi non ricordo se è stato inverno, non ricordo quando abbiamo fatto. Comunque è stato un bellissimo corso perché io gli ho detto, vabbè, lo faccio il corso, già che avete speso tutti questi soldi, però dovete darmi quello che vi chiedo io. Loro hanno detto sì, ho chiesto degli istruttori che volevo io, che conoscevo io, ho chiesto 604S1G perché c'era uno che veniva da Villafranca e non aveva il passaggio sull'S, per cui Collins, Claudio Collins. Per cui mi hanno dato anche il G, e qualsiasi cosa si rompesse, avesse bisogno di un ricambio, veniva subito. Chiamavo lo Stato Maggiore e mi arrivava subito un TF oppure un pezzo di ricambio immediatamente per fare questo corso. Ed è venuto un bellissimo corso, dove ho fatto quello che ho voluto io. Questo corso, un bellissimo corso, ma per chi non l'ha fatto, che cosa voleva dire? Com'era Chi l'ha strutturato? fatto doveva, questi diventavano istruttori e tornavano al reparto dove dovevano, se li convincevo io, dovevano insomma cambiare certe mentalità, specialmente per esempio per l'attacco al poligono, per l'attacco speciale, io per i tiri aria-aria. Una volta si faceva col tiro al macchino con la manica, invece io ho chiesto un 104 con un dart lunghissimo ed è venuto il 104 dalla sperimentale, che stava sperimentando un dart. Un dart vuol dire un bersaglio volante, ecco, che volava. E allora parlaci bene del corso, cioè iniziava con. Dall'America. In America sì, insomma il corso è stato parecchio interessante. Rocco, il corso che avevi ristrutturato tu, fatto tu Ah sì, e beh, sul. supponiamo di avere a che fare con un pilota che arrivava lì e doveva fare tutto il corso. Come iniziava, come andava avanti fino alla qualifica finale, insomma. Allora, diciamo che era sulla via di quello che avevo fatto in America, chiaramente non mi sono inventato nulla. Avevo 804 a disposizione, due istruttori. Io facevo così: aria terra, aria aria, poligoni, basse quote, un po' di tutto, insomma, sia intercettore sia che bombardiere bassa quota. Tant'è vero che, e non solo quello, facevo abbastanza realistico perché mandavo quattro aeroplani in volo per andare al poligono, gli dicevo fate un passaggio a 600 nodi sul poligono e poi scappate via, però dicevo al istruttore tu decolla un attimo prima di loro, nasconditi dietro una collina e vai dietro a loro quando passano, così vediamo se stanno attenti oppure no agli enemici. E così facevo, molto realistico. Questi decollavano se l'istruttore che mandavo io prima li intercettava, li facevo tornare a terra, così imparavano, no? A stare attenti, a guardarsi dietro le spalle, guardare, a stare, insomma, a fare la guerra, ecco, non a fare, a giocare. Però, insomma, è stato bello perché poi facevamo combattimento come in America, e tutto, anche se devo dire che ho avuto delle rimostranze da parte di alcuni generali, che mi dicevano, ma che cosa vuoi fare te? Ma lascia, fai il poligono, fallo con i flap steel a 420 nodi. Invece io non lo facevo, facevo a 600 nodi e un passaggio solo, come in America, anche se lì ho avuto fortuna, insomma. Addirittura una volta facciamo un poligono speciale in America, io sbaglio a farmi i conteggi perché non so se sapete, per sganciare una bomba speciale bisogna fare dei conteggi di timer, di navigazione, correzione di vento e tutto questo qui. Il primo passaggio, il primo evento era con i parametri del secondo evento che era diverso, insomma. Il primo evento era un passaggio a bassa quota, velocissimo, 600 nodi, e dopodiché si passava a un passaggio a 600 nodi, però tirando 3G e mezzo e sganciando la bomba durante la salita a 3G e mezzo. E il terzo evento era 5.000 piedi a occhio, proprio a occhio, quando i sistemi non funzionavano.
e si sganciava occhio e addirittura io l'ho messa proprio al centro come i primi due, sbagliando gli eventi, sbagliando i conti, ho messo tutte le bombe al centro e compresa anche questa di stand-by a vista. Quando tornai a terra, tutti che mi guardavano in modo strano, nessuno mi diceva nulla, ma chissà che è successo, cosa è successo. Il giorno dopo abbiamo rifatto il poligono, la bomba più vicina l'ho messa a 10 km. Quando sono tornato a terra mi fanno tutti, ah, ma allora sei come noi, ah, allora sei pure tu un umano, pensavo chissà che fossi io, insomma. E tutto qui. Questo è stato un evento. Ma io li facevo anche in Sardegna. Senti, questo corso che hai fatto in Sardegna è andato avanti per molti anni, finché è durato il 104, non è stato più Sì, cambiato. no, no, penso sia stato l'ultimo anche noi. Però c'era un corso, ho fatto anche un corso in Sardegna su G91T con quelli di Amendola. E certo, insomma, ero un po' limitante con G91T, poi con... Basta, non penso ne abbiano più fatti. Poi è cambiato anche il metodo, non si fanno più questi corsi, ormai praticamente li fanno tutti, quelli erano corsi per diventare istruttore di tiro e tattiche, come li chiamavamo noi. In realtà adesso sono tutti istruttori, tutti fanno il terrorismo school, insomma, non come da noi, Ho capito. non come ai miei tempi, diciamo. Sì. Ascolta, parliamo del 104. Cos'è che ti rimane di più a livello sentimentale, di A ricordi? livello sentimentale mi rimane. Diciamo che io l'ho visto dopo tanti anni, sono salito dentro e mi sono meravigliato com'è che stessi lì dentro, che mi sembrava così piccolo adesso rispetto a quando, eppure c'entravo tranquillamente, non mi proponevo questo problema. Quello che mi rimane è che cosa, non so se si può descrivere, quello che mi rimane la passione, rimane il sentimento, la nostalgia di andare per aria. Perché gli rimane la voglia di salire in un minuto e mezzo a 37.000 piedi, insomma, la voglia di... In realtà tu sul 104 ti sembrava di stare fuori dall'aeroplano, perché stavi in cima con il tubo di pitot lì, e la voglia di stare per aria, ecco, la voglia di camminare tra le nuvole. Una mia curiosità invece, visto che comunque il 104 era un aereo che richiedeva grande capacità, perché comunque dava tante soddisfazioni, ma perdonava anche poco, probabilmente, se non. E beh, bisogna stare attenti, certo, bisogna pianificare molto. Ti sei trovato mai in difficoltà o delle situazioni In particolari? difficoltà, diciamo, un paio di volte ho avuto un po' un timore, ecco, un timore, o comunque timore. Un paio di volte, ma dopo l'evento ho capito che poteva essere pericoloso, ecco, diciamo così. Altre volte non me ne sono accorto, mi è scoppiato il cannone, non, boh, io ho sentito solo puff, sono tornato a terra e avevo a destra la gondola tutta aperta, tutta scassata, perché un colpo del cannone era scoppiato dentro lì, non era partito. Poi un'altra volta si è spaccato, non so come si chiamano, gli ugelli del posto provvisorio del G, perché erano saldati quelli lì, non erano come sull'S, tutto consecutivi. Sono staccati, sono appoggiati e mi si è accesa Fire, ma l'unica cosa che sono queste qui. E Questi sono quindi tu i miei. hai finito in aeronautica militare, tu hai finito su 104, poi sei passato Sì. nell'ambito civile, giusto? Poi sono passato all'ambito civile, MD-80, 1930 prima, sull'ATA, poi MD-80, Airbus A320 e poi pensione. In pensione mi hanno chiamato qui a Venezia, all'Italia, alla Superjet, ecco. Perché conoscevo anche qui qualcuno per fare l'istruttore, e ho fatto l'istruttore con il capo pilota, capo collaudatore della Sukhoi, il nostro nemico. Io mi ricordo che avevo al gruppo al 102, avevamo le immagini dei MiG-21 sbiadite, lontane, sbiadite, e lì invece li vedevo tutte quante belle. Avevamo un istruttore che era un paio di istruttori russi.
nostri, prima i nostri nemici, un colonnello, gli ho fatto io il passaggio sul 320 addirittura, ed era un mio nemico quando c'era la guerra fredda. È stato bello, anche lì, è stata un'avventura. C'è qualcosa che sarebbe anche quando sei passato al civile, avevi nostalgia di tutto quello che hai fatto in ambito militare? Ma penso che capita a tutti quanti, no? A parte la nostalgia, quello che non hai potuto fare perché per pigrizia anche alle volte, pensando vabbè lo farò prima di andare via e poi niente. Come per esempio le foto, i filmati in America. In America si filmava il combattimento, tutto quanto, c'era tutto lì. Ho detto, vabbè, prima di partire me li riprendo, me li porto a Rimini o in Italia. E l'ho dimenticato tutto lì, non ho ripreso nulla. Ti ringrazio moltissimo, è stato piacevolissimo. Ancora congratulazioni e complimenti per tutto quello che hai fatto. Ti ringrazio a nome di Starfighter.it, siamo veramente contenti perché così riusciamo a condividere un ricordo bellissimo come questo, bellissimo e unico.